Edizione Pokémon Misteriosi Chaxis Busta si presenta. Ska è arrivata la versione italica, che si presenta in modo differente dalla versione inglesica anche in termini di uscite. Ma che carini! Hai visto che carini? Allora, qua abbiamo l'edizione inglesica, questa è quella di Celebi, la seconda uscita, la prima quella di Mew è stra esaurita, e poi uscirà la versione di Jiraki. Mentre per questa è la versione inglesica, che comprende due busti di Generation, la carta, la promo Black Star e la spilla. La versione italica hanno deciso di farla confezionata diversa, senza la spilla, e il 1° di aprile 2016 è la data ufficiale di uscita per le prime tre confezioni. Cioè, anziché fare un'uscita una volta al mese, hanno detto facciamolo uscire tutti insieme. Ogni confezione comprende la carta promo che vedete nella finestrella e due busti di Generation, e adesso andiamo a gustarcela insieme. Primo di aprile, prima uscita. Non è uno scherzo. Non è uno scherzo, assolutamente. Non è assolutamente uno scherzo. Vedremo se poi usciranno anche le altre collezioni, visto che le Mythical previste sono 11 nella versione inglesica. Però sappiamo benissimo che ormai la, come si dice, la storia ci insegna che le uscite inglesi sono diverse da quelle italiane. L'abbiamo visto in un sacco di sboosting, e abbiamo visto anche che tantissimi prodotti inglesi non li ritroviamo nella versione italiana, anche perché il prodotto inglese è quello che fa un po' da filone importante a tutto quello che è il Pokémon Trading Card Game. Bene, 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 andiamo a vederci. Partiamo con la confezione di Mew, collezione Pokémon Misteriosi Mew. C'è la promo Black Star XY numero 110, la carta per il gioco online, e soprattutto due buste di Generazioni, la serie dedicata ai 20 anni di Pokémon. E vediamo cosa ci dice, se ci dice bene questa. Sai che è l'emozione tutte le volte che apriamo una busta? Eh sì, l'emozione sale sempre, sale sempre. Attenzione, gustiamocela. Doduo, l'energia con la artwork speciale Generazioni, c'è anche Foil, l'abbiamo vista nello sboosting inglesico, che è una figata pazzesca. Ghastly, Krabby, poi abbiamo la Ghastly Reversico and the Radiant Collection Charizard, figata pazzesca. Poi Pinsir, carta rara, abbiamo poi per Radiant Collection due carte di Radiant Collection per busta, Flabébé, e torniamo alla collezione base, manutenzione Persian, visto che la Generation si divide in collezione base e versione Radian. Ovviamente tutto fa tutto comunque parte di Generazioni. Continuiamo, seconda busta, alla caccia delle carte X, che sono quelle più ambite. C'è un Charizard X che si cerca, e vedo, attenzione, un bel Gardevoir X della serie Radiant Collection. Poi abbiamo un Dodrio, Raichu, manutenzione, Raichu della serie Radiant, dividiamole sempre, recluta del Team Flare, Shellder, l'energia metallo, Slowpoke, Magmar e Reversolo Hitmonlee, yes! Bene, bene, Ska, due buste ce le siamo aperte, guardiamoci adesso anche Celebi. Ebbene, andiamo in ordine di uscita inglesica, l'italiano ricordo è uscita All Together Now. Attenzione, poi arriverà anche per le Generazioni, per la serie di Generazioni, anche la Red and Blue Collection, che è già uscita in anteprima nei negozi di videogiochi. Wow. Hanno deciso di fare questa piccola uscita, questa novità. Abbiamo la Celebi XY 111, promo Black Star, due busti di Generazioni, e gustiamocele come vediamo sempre. Vediamo dove ci portano queste Generazioni. Esatto, vediamo se ci riconviene. Vedo qualcosa di bello in fondo. Attenzione, guardiamocelo subito, perché la curiosità. Oddio! La curiosità è maestra e si chiama Charizard X 11 di 83. Ska! Spettacolo! Ska, l'abbiamo trovato! Charizard X! Bene, bene, bene! Certo, molto bene! Radiant Collection, Flabébé! E l'altra Radiant, guardiamocela subito, è un bel... Non è vero, recluta del Team Flare, e quella è la Reversolo, e la Slurpuff, la Radiant Collection. Energia, combattimento, Magmar, Zubat, energia folletto, Astra, Opelastra, e Golbat! E poi c'è Opelastra. Attenzione, andiamo avanti! Siamo stati bravi, come si dice in gergo. Assolutamente sì. Bravissimi. E attenzione! E qua attenzione, c'è Silvio Nex della Radiant Collection. Andiamo!
Ska, sta andando bene, sta andando molto bene, sono soddisfatto, sono molto contento. Spettacolo, spettacolo! Poi Hit Mon Lee, Raichu di Radiant, ricostituente, cartel rosso, cartellino rosso, Raidon, Zubat, Ponita, Diglett e Mewtwo! Laisa Ponita! Laisa Ponita canta Ska e boss ci sbusta Jiraki, questo qua in anteprima rispetto all'inglese. Attenzione ragazzi, attenzione, vediamo la promo Black Star numero 112, il nostro amico Jiraki, ci sono Jiraki anche le buste, attenzione Jiraki, carta gioco online, e vediamoci le buste di generazioni e pian piano il nostro album si sta riempiendo, così che Ska potrà farci anche una bella presentazione. E qua si sbusta ancora bello, c'è un bel mega, c'è un mega Charizard X, signori, mega Charizard X, si schiappa di brutto, spettacolo, madò, grande pizza, bella pizza, tutta pizza. Mega Charizard X 12 di 83. E poi abbiamo un bel Flabebè della Radiant Collection, Lem, Lento Lento, Lem Lem, Metapod, Marcia Mara, Energia Fuoco, Geodude, Krabby e Nivelta, lui anche Nivelta, Radiant, Ale, grande festa, big party, let's pizza again, attenzione, 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 Diglett, Reversico, ormai ero lanciatissimo, Ska, Slurpuff, Radiant Collection, Pinsir, Radiant Collection, Wobbuffet, Graveler, Martello Dirompente, Mute, Magmar, Pikachu and Energia Buio, sto dicendo metallo, Buio, 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 Energia Buio, anzi, pardon, Oscurità, Oscurità, Oscurità è il termine corretto. Bene, bene, Ska, che dire? C'è... Io direi che su sei buste, su sei buste è andata molto bene, molto bene. Allora, ci gustiamo le promo, abbiamo un bel nostro tre promo Black Star, purtroppo la collezione Black Star italiana è un po' più corta rispetto a quella inglesica, perché in inglesico esce tutto, in italiano solo purtroppo poche carte. Comunque, Jiraki, Serabi e Mew, Ale. Poi, vediamo quante ex abbiamo trovato. XXX e X Radiant, perché poi c'è Pignolo dalla regia che mi fa notare la differenza. E attenzione, c'è anche Charizard, spettacolo. Scusa, scusami, un attimino. Cioè, Charizard abbiamo trovato. Charizard X e Mega Charizard. Beh, ragazzi, un tris spettacolo. E attenzione, basta. Questo è quello che abbiamo trovato. Direi che su sei buste io non mi lamento. No, così poca roba abbiamo trovato. Mancava che c'era una banconota da 10 euro, avevamo spettacolo. Attenzione, ce ne apriamo un'altra, Ska, dai, l'ultima così. Celebi, vuoi Celebi, Jiraki? Ma direi Jiraki, che è appena arrivato. Jiraki? Sì. Ok, apro Celebi. Ecco, benissimo. Io lo sapevo. Per la par condicio, se no l'altro si offende. Attenzione, allora abbiamo il nostro sempre Celebi, nostra carta, doppia busta con Venusaur copertina. Io punto su quella. Benissimo, sì. Questa sarà la busta migliore, infatti parte direttamente con un bel Leafeon X, spettacolo! Bravo Ska, hai indovinato la busta migliore. Dice Charizard, non è vero. Attenzione, la seconda busta, guardiamo più velocemente, ormai abbiamo preso la mano con queste fantastiche buste di generazione. Non è proprio la mano. E vabbè, attenzione Ska, la tua busta dice che non c'è la ex, c'è Gengar e c'è Diancie, carino dai, come Radiant Collection, c'è anche Wobbuffet da cui scappa la pipì, vedete, deve andare velocemente in bagno. Attenzione, e la busta si conclude con addetta del centro Pokémon. Bene Ska, bene Ska, dai, è andata bene anche il successivo unboxing. Sì, ma sono perso la carta, scelgo più la busta, guarda. iPhone X. Benissimo, benissimo. Bene. Tubers! Ci siamo visti anche la versione italica della Mythical Collection che si chiama Collezione Pokémon Misteriosi, ne sono usciti tre. Scopriremo cammin facendo se escono anche tutti gli altri. Noi saremo qui a sbustarla e a goderci lo sbusting insieme a voi. Da Scargia, da boss allo sbusting è tutto. Ci vediamo alla prossima in Chuck! Goodbye! Più mistero per tutti! Vado!